Mimir, perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove vieni questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo un incantesimo. Mimir. Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Mimir, siamo nel lago. Perfetto, attracca al ponte. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente, il corno. Bene, poggiami le labbra sul corno. Fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr. Siamo fortunati, amici, si ricorda di me. Della vostra triste perdita e vi aiuterà. Ascolta attentamente, servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda. L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue.
Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. I braccieri di Tyr, un simbolo di luce che lega insieme tutti i regni. Perché avrà usato quelle strane rune? Ora che lo dici, non l'avrebbe fatto. Liotta! Che vecchia! Beh, ci ho provato. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Dov'è lo scalpello? Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia? Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Ce la teniamo per dopo. Gulvir, ti hanno portata via troppo presto. Voi che siete vivi, la mia amata Gulvir mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Presero 3 ossa della mia dolce Gulvig e le sparpagliarono per il lago. Portami le sue ossa, Gulvig ti ricompenserà. Bene, lo scalpello speciale è oltre questa porta. Mi seguo a ruota! Thank you.
Senza il suo spirito. Padre, forse dovremmo cercare. Hai sentito? Potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti. Fai pure, ragazzo. Io non mi farò distrarre da simili sciocchezze. Trova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Nemici. Al tuo segnale. Atreus, da me!
incubi. Schifosi insetti. Come scendiamo? Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi!
un'ardua lotta. Salite! Non sei stato. Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, sir. Beh, se non ti serve, non comprarlo. Dico sempre. Allora, la tua idea? Non ci arrivi. Conoscendoti, non rimarremo di certo qui. Esatto. Ma come avanziamo? Roma! È qui! C'è qualcosa di là! Entriamo là dentro? Sì. Proveremo come rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. Segua ruota. Roma! Quell'armatura è tosta. Oh.
Sono pronto. A destra, fratello!